Mia è una candidatura assolutamente atipica perché è la prima volta in vita mia che mi cimento in una diciamo, corrida di questo genere. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché una decina, 8-10 anni fa, io a una cena per caso ho conosciuto Marco Bucci che in quella situazione era reduce da un incidente stradale, aveva il collo, sembrava un tacchino imbalsamato. E poi da lì ho iniziato a seguirlo e mi sono sempre più, diciamo così, virtualmente innamorato di lui per il modo che ha di operare. È una persona che io sono un imprenditore, che stimo moltissimo perché è determinato, è deciso, chiaro, lucido in quello che vuol fare, procede per obiettivi, ha tutto quello che secondo me è apprezzabile in una persona concreta, lui è sicuramente una persona concreta. Quando in questa situazione qualcuno, diciamo qualche conoscente vicino, conoscente mio, vicino a lui, ha fatto il mio nome perché evidentemente si stava cercando di completare le liste e lui ha espresso assolutamente parere positivo su di me, questo mi ha da una parte riempito di orgoglio. Comunque la prima cosa che ho detto no, 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 non mi candido. Poi dopo l'insistenza, a un certo momento ho detto non posso poi guardarmi nello specchio, perché è tutta la vita che predico, io sono sempre andato a votare, però poi partiti amici o non amici ho sempre, non dico maledetto tutti, ma criticato tutti, quello sì. E in questa situazione dico, mi chiama uno che io stimo, che stimo da tanto tempo, mi chiede l'aiuto, gli dico di no, gli ripeto di no, mi devo anche guardare nello specchio, faccio fatica perché sono abituato anch'io ad avere quel minimo di decenza, non si può tutta la vita continuare a criticare e dire sempre no, no, no. E quindi ho detto accetto di mettermi in gioco con tanta ansia perché ripeto. Mi rendo conto in una settimana che sono in questa avventura che non è un mondo diverso, è una galassia diversa, siamo proprio su un'altra galassia. E comunque vediamo, i problemi ne abbiamo anche nel territorio, anzi soprattutto nel territorio nostro, perché la Liguria, anche se diciamo, usciamo da un periodo in cui la giunta uscente, secondo me, ha operato molto bene. Ma prima non era così, sono dei lavori che stanno iniziando, che sono iniziati, che purtroppo, secondo me, dovevano già essere finiti, se le giunte precedenti di anni e anni fa avessero fatto quello che dovevano fare. Invece non è stato così. Anche noi nel Ponente abbiamo una situazione, basta pensare alle infrastrutture. Io penso che una figura regionale, una istituzione di livello regionale non deve pensare a restaurare semplicemente la strada interpoderale, ma deve guardare alle infrastrutture che sono quelle che faranno sì che i giovani rimangano o se ne vanno, perché lì purtroppo oggi il discorso è quello lì. Noi abbiamo ancora una ferrovia che ne manca un pezzettino, è una cosa folle, assurda che manca un pezzettino, però finché manca l'ultimo chilometro, la ferrovia è una ferrovia a binario unico. Abbiamo da fare l'Aurelia bis che è da finire nella maggior parte delle città del Ponente. Abbiamo un'autostrada di Larmo Canterana, un buco sulla statale 28. Abbiamo dei lavori iniziati e mai finiti. Io dico che cercherò per quel che posso, non è che sia se avrò la fortuna, se come penso appunto Marco Bucci, e sarebbe più che giusto, direi quasi doveroso che la Liguria lo votasse. Se questa cosa succederà, questi lavori dovranno essere portati a termine. Quindi questo è il mio progetto elettorale. Ok?